nostra penisola e adesso un incontro altrettanto importante per il quale devo ringraziare Laura, Laura Cuomo, che voi conoscete, che è un'amica della nostra infanzia. Che devo dire che ho molto piacere, ho accolto la sua richiesta, la sua idea di incontrarci qui stasera per parlare di legalità. Vi porto a voi tutti i saluti del sindaco, che aveva un altro impegno istituzionale. Ripeto, siamo molto felici di averti qui con le autorità e con gli ospiti che Laura ha appunto invitato, Dario Vassallo. Siamo un'amministrazione che dal primo momento ha dato tantissima importanza alla tutela dell'ambiente, ha dato tanta attenzione alla legalità in tutti i suoi le sue coniugazioni in tutti gli ambiti della nostra vita, quindi veramente penso che trascorreremo qualche tempo stasera con persone molto importanti per l'argomento che si tratterà, e quindi per questo voglio ringraziare Laura, voglio ringraziare gli ospiti che sono qui presenti e le autorità. Vi lascio e vi auguro una buona serata. Grazie, grazie Assessore, e faccia sapere al sindaco che qui siamo tanti belli e parliamo di cose belle. E allora, buonasera a tutti. Ovviamente si parla di legalità, ma si parla di legalità in particolare in relazione a un pezzo di questo pianeta che non è un pezzo banale, visto che occupa 2/3 del pianeta intero, ovvero il mare. E lo si fa, come diceva l'assessore, a livelli molto alti, perché sono rappresentate varie figure che in qualche modo partecipano a costruire i percorsi di legalità e a contrastare quelli di illegalità nei nostri mari. E a me fa particolarmente piacere dare la parola adesso a Laura Cuomo, che presiede la Grande Onda, questa associazione nata un anno fa ma che è già attiva attraverso i social da diversi anni. Noi ci siamo conosciuti qualche anno fa proprio perché fui sollecitato in quanto giornalista del servizio pubblico della TGR Campania a dare uno sguardo a tutti i problemi che c'erano nel mare di questa zona della costiera sorrentina. Erano altri tempi, non c'era ancora il depuratore, il mare era molto più sporco, devo dire, quindi vuol dire che sono stati fatti in questi anni tantissimi passi avanti, a cominciare proprio dalla costruzione del depuratore di Punta Gradelle, che ha in qualche modo non ha probabilmente risolto completamente i problemi, ma sicuramente ha contribuito ed è un pezzo fondamentale del sistema del recupero della salute dei nostri mari. Laura, avete fatto tanta strada? Sì, abbiamo fatto tanta strada, prima con questo gruppo Facebook che, come tu ricordavi Ettore, è nato così nel 2015 in un momento difficile proprio per la qualità delle acque di balneazione, nel quale io come genitore soprattutto mi chiedevo: ma io in che mare faccio fare il bagno ai miei figli? Quindi piano piano, devo dire, insomma, siamo arrivati a questo grande traguardo della messa in funzione del depuratore di Punta Gradelle. E, insomma, sono stati anni difficili, io sono battagliera, perché voglio dire non mi fermo, non mi arrendo davanti alle problematiche, e diciamo poi abbiamo iniziato a trattare anche altri argomenti, cioè una volta che la depurazione in qualche modo è andata a posto, insomma, abbiamo iniziato a guardare il mare anche con altri occhi, anche dal punto di vista per esempio. Sono anni in cui assistiamo a questa cementificazione degli arenili. Io mi sono battuta molto abbiamo iniziato una guerra che si chiama la guerra dei cancelli del mare, e devo dire che il comandante Selleri ci ha aiutato moltissimo in questo. Insomma,
vari traguardi raggiunti. E... soprattutto poi nell'ultimo anno, negli ultimi anni, l'accesso al mare è stato particolarmente problematico e particolarmente costoso, dobbiamo dire. Insomma, è vero che abbiamo avuto momenti di difficoltà con il Covid, ma è anche vero che non si può certo pensare di recuperare tutto in una volta sulle spalle della gente. Diciamo che il Covid ha molto cambiato le abitudini di noi balneari, perché ci siamo trovati davanti a spiagge che ci accolgono in maniera diversa, cioè laddove prima tu avevi la possibilità di entrare e prendere, per dire, un singolo lettino, adesso le postazioni, che impongono ovviamente una distanza, e in qualche modo insomma iniziano a costare, perché sono due lettini ad un ombrellone, talvolta insomma, mamma, papà, due bambini, se ne vanno 100 euro quasi, ovviamente il mare non può essere d'élite, il mare è di tutti. Il mare è di tutti, soprattutto per gente come noi, cioè noi siamo proprio gente di mare. Io inizio i bagni ad aprile e li finisco quando praticamente il tempo mi dice te ne devi andare. E quindi è proprio, non è il diletto mare, è proprio, diciamo, una forma di stare bene, di benessere. Quasi identitaria, no? Assolutamente. Siamo gente assolutamente. Di mare. Tanto che poi noi abbiamo lanciato questa cosa che è stata molto apprezzata, che è il bagno sospeso, un po', diciamo, sull'onda del caffè sospeso partenopeo, siccome io ho sentito di tante famiglie in difficoltà, costrette con la piscinetta in terrazza. Io non posso pensare che un bambino debba rinunciare, guarda, mi viene proprio un nodo alla gola, debba rinunciare al mare, perché non sa, cioè il mare è di tutti. Quindi, diciamo, è stata anche un poco, come dire, una provocazione questa del bagno sospeso, cioè a dire, noi compriamo con i soldi dell'associazione un po' di biglietti e li diamo a chi ne ha bisogno in maniera, diciamo, molto attraverso la Caritas, senza, diciamo, chiedere che nessuno venisse a chiederci, però ci accorgiamo che oggi un bagno mediamente costa 30-40 euro. Laura, tu mi hai invitato qui questa sera. Io volevo fare due ringraziamenti. Esatto, non hai invitato solo me. No, ma io volevo ringraziare, prima cosa, vabbè, le autorità, il pubblico, gli amici, che sono tanti, molti venuti anche da lontano, quindi grazie di essere presenti in una serata anche, devo dire, molto particolare, perché siamo incastrati tra vari eventi, insomma, quindi grazie di essere qui. Volevo ringraziare il Comune di Piano, il sindaco Vincenzo Iaccarino, l'assessore alla cultura Carmela Cilento, volevo ringraziare te, Ettore, perché devo dire che con il tuo entusiasmo solito sei stato subito, quindi ti volevo ringraziare. E niente, volevo spendere due parole su questo incontro onde di legalità. Dunque, sostanzialmente noi che cosa vogliamo dare? Vogliamo salutare questa estate 2021 comunque con un messaggio di ottimismo, di speranza, di come dire, insomma, un messaggio di positività. E abbiamo pensato appunto ad invitare degli ospiti che in qualche modo ci consentono di essere ottimisti, perché con la loro azione quotidiana, proprio per, diciamo, ci aiutano a sperare. E questi ospiti sono Dario Vassallo, il comandante Achille Selleri, e avevamo invitato il sindaco Giosi Gerardo della Ragione, il quale può darsi anche che alla fine riesce a raggiungerci, ma purtroppo ha avuto un problema con un collaboratore risultato oggi positivo, uno stretto collaboratore, e quindi, ahimè, giustamente stava, insomma, in ospedale a farsi il tampone. Però mi ha promesso testuali parole sul telefonino che anche in settimana recuperiamo, non so come, non ve lo prometto, perché io credo che... No, ma Giosi è una persona che io conosco molto molto bene, che tra l'altro ha dei tratti anche simili all'esperienza che state facendo voi. Sì, diciamo che l'attenzione su Giosi Gerardo della Ragione era proprio per questa sua voglia di legalità e per come, un passo alla volta, come dice lui, sta restituendo praticamente veramente dignità a Bacoli. Io conobbi Giosi quando andai a fare un servizio dopo che
qualcuno aveva messo una bomba sotto la salumeria del padre. Ed era un periodo, lui non era ancora sindaco, era il, stava in un'associazione che si chiamava Fribatoli, che combatteva appunto l'illegalità sul territorio a qualunque livello. E lui è un po' la testimonianza, come dicevi tu, che si può fare. Si può fare. Cioè, se qualcuno sembrava impossibile l'elezione di un ragazzo così giovane contro tutti i poteri locali, a cominciare dal malaffare, e invece negli ultimi anni ogni volta che si presenta si candida e vince, sì. Il che vuol dire che è possibile, che si può fare, ma si può fare se si comincia dal basso. Se invece le cose vengono calate dall'alto, sì, probabilmente hanno, diciamo, un effetto minore. Che poi il percorso di José Di Gerardo della Ragione, per quanto giovanissimo, insomma, però mi ricorda poi molto, devo dire, un po' quello che è stato Angelo Vassallo, il sindaco Pescatore, nel senso questa voglia fortissima di legalità, di questa attenzione all'ambiente, perciò mi piacerà anche, diciamo, questo confronto poi con Dario, che qui stasera nella duplice veste di presidente della Fondazione Vassallo e della presidente della Commissione dell'Area Marina Protetta, degli infreschi e della masseta, non so, ho ricordato tutto. Nonché scrittore, perché voglio dire, Dario tra poco dà alle stampe il suo terzo libro, è vero Dario, che questa volta sarà un romanzo. Diciamo che dopo libri importanti come appunto il sindaco Pescatore, La verità negata, dove Dario continua a chiedere verità per l'omicidio irrisolto di Angelo Vassallo, vabbè, so che stai scrivendo un romanzo, insomma. L'hai già scritto, siamo pronti alla pubblicazione. E quindi voglio dire, io sono molto legata al nome comunque Vassallo, non solo per l'amicizia che mi lega a Dario, anche Dario l'ho incontrato all'inizio del mio percorso su Grande Onda, diciamo all'inizio ero molto, come dire, intimidita da questa figura, ma ero troppo attirata nello stesso tempo dalla figura di Angelo Vassallo, che diciamo per me rappresenta quello che ha fatto Angelo in termini veramente di ricerca della legalità, per me ha costituito proprio, come dire, una grande imparata proprio per la mia coscienza. E chi mi segue su Grande Onda lo sa, diciamo, l'esempio Vassallo ritorna continuamente nella nostra associazione, perché penso che sia impossibile parlare di legalità e tutela del territorio senza citare Angela. E quindi...